Funziona, sì. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti nel padiglione internazionale che si intitola C'è un'Italia che coopera ed è curato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con numerosi partner nazionali e internazionali. È il quarto anno che il Ministero degli Esteri è presente al meeting e quest'anno abbiamo voluto dedicare la nostra presenza al tema della sicurezza alimentare. Io sono Ambra Franceschetti, lavoro al Ministero nella Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. All'interno di questo spazio abbiamo voluto organizzare un ciclo di incontri per affrontare diversi temi relativi alla cooperazione internazionale e alla sicurezza alimentare. Ed è un vero piacere questo pomeriggio avere qui con noi il Cardinale Zappanaing, spero. E Marina Sereni, vice ministra del Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale. Prima di iniziare, solo una piccola nota tecnica. Il cardinale parlerà in francese, dopodiché il suo intervento verrà tradotto. Quindi. Lei è l'arcivescovo di Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana. Dovrebbe andare meglio. Vorrei quindi chiederle di iniziare con questa conversazione parlandoci un po' della situazione nella Repubblica Centrafricana e anche del ruolo che secondo lei la comunità internazionale gioca e può giocare in Repubblica Centrafricana. Merci beaucoup, merci à chacun d'entre vous d'être là aujourd'hui pour ce temps de rencontre. Grazie a tutti voi per essere qui a questo momento di incontro. La République centrafricaine en 2013 a connu un moment difficile, c'est-à-dire la rébellion qui est rentrée à Bangui pour prendre le pouvoir. Nel 2013 la Repubblica Centrafricana ha vissuto un momento drammatico poiché dei ribelli sono insorti e appunto hanno fatto irruzione nella capitale Bangui per prendere il potere. Chi dice ribellion dice disordine, dice aussi, on va dire, tuerie, destruzione massiva. Quando si parla di ribelli, automaticamente si parla di distruzioni, di massacri, di uccisioni di massa. E en 2016 nous avons eu des élections. Le pape est venu en 2015 en Centrafrique pour ouvrir la porte sainte. Et en 2016 nous avons eu les élections. Nel 2015 abbiamo ricevuto la visita del Santo Padre che è venuto per inaugurare la Porta Santa e poi nel 2016 ci sono state delle elezioni. Pour les Centrafricains, la venue du pape est une venue salutaire. Per i centrafricani la visita del Papa è stata sinonimo di salvezza. On a présenté la guerre comme musulmans contre les chrétiens. Or le pape est venu. Il a visité les protestants, les catholiques et les musulmans. È stata presentata questa guerra come uno scontro fra religioni, tra cristiani e musulmani. Il Papa, durante la sua visita, ha incontrato tutti, protestanti, cattolici e musulmani. Finalement, il a ouvert la porte du cœur des Centrafricains pour qu'ils se retrouvent et reconstruire leur pays. Il Papa è riuscito ad aprire i cuori dei centrafricani affinché potessero ritrovarsi, riunirsi per ricostruire insieme il paese. Ainsi, en 2016, il y a eu des élections, on a eu le président et aussi les députés. E nel 2016, grazie alle elezioni, sono stati eletti un presidente e dei deputati. En 2020, nous avons encore eu une tentative de rébellion en République centrafricaine pour prendre le pouvoir. Nel 2020 purtroppo c'è stato un ulteriore tentativo da parte di ribelli di prendere nuovamente il potere.
Toutes ces situations, je vous l'ai dit, parce que ça crée une insécurité. E ci tengo a descrivervi questi momenti perché contribuiscono a creare un clima di incertezza. Quand il y a des rebelles, les cultivateurs ne peuvent pas aller au champ. Capite bene che quando c'è la minaccia di ribellione, gli agricoltori non riescono ad andare nei campi a lavorare. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. E i bambini non riescono ad andare a scuola. Les malades n'ont pas leurs médicaments. Le persone malate non hanno accesso ai medicinali. Même les fonctionnaires ne peuvent pas aller travailler au quotidien. E anche i funzionari non riescono ad andare in ufficio a svolgere il loro lavoro. C'est le désordre qui se crée et maintenant c'est les chefs, les seigneurs qui dirigent les groupes. E così a poco si insedia una forma surrettizia di disordine che fa sì che poi singoli capi o signori assumano davvero il controllo e il potere. Dieu merci, en 2020 ces rebelles ont été repoussés, c'est le gouvernement qui est là, mais cette question de l'insécurité à la fois physique et alimentaire reste. Grazie al cielo, nel 2020 è stato possibile appunto reprimere questo tentativo di ribellione e il governo è riuscito a riprendere il controllo. Ma capite bene come il tema della sicurezza, sia fisica che alimentare, rimangono al centro delle preoccupazioni. Au cœur de notre misère, où on était confronté à l'insécurité alimentaire, nous avons senti et nous avons éprouvé aussi la prossimità della comunità internazionale. E anche nei momenti più bui, quando abbiamo sentito davvero da vicino il problema della sicurezza alimentare, abbiamo comunque sentito la vicinanza della comunità internazionale. Parfois les gens se demandent, quand on donne l'argent à la coopération italienne, est-ce que à quoi ça sert? Nous, quand vous êtes bloqué dans votre maison, que vous n'avez pas à manger, et si nous recevons des aides de la coopération italienne, eh bien, ça va permettre à ces gens qui sont empêchés de sortir, au moins d'avoir de la nourriture pour un jour. E a volte ci si può chiedere, ma a che cosa serve il denaro che la cooperazione italiana devolve? Ebbene, serve proprio a dare sostentamento a persone che d'improvviso si trovano bloccate in casa, senza cibo. E quindi, grazie ad esempio ai finanziamenti che arrivano dalla cooperazione italiana, queste persone possono ricevere di che sostentarsi giorno per giorno. C'est l'occasione per me di dire merci all'Italia, alla comunità internazionale, più particolarmente all'Italia, dans ce moment difficile qui était proche della Repubblica Centrafricana. E quindi colgo questa occasione per dire grazie all'Italia e a tutta la comunità internazionale, ma soprattutto in particolare all'Italia, proprio per essere stata vicina e aver fornito aiuto alla Repubblica Centrafricana quando ne ha avuto più bisogno. Dans beaucoup d'endroits, les agriculteurs ont perdu, souvent les semences sont volées. E spesso gli agricoltori subiscono anche furti delle sementi. E se FAO ne donne pas les semences, les gens ne peuvent pas planter e nous aurons l'insécurité alimentaire. E senza l'apporto della FAO, che contribuisce invece a fornire di nuovo gli agricoltori di sementi, capite bene che se questo non avvenisse, di nuovo senza la possibilità di coltivare, ci sarebbe ulteriore insicurezza alimentare. Parce que les rebelles sont comme des voleurs. Ils viennent pour prendre des choses. Or, le cultivateur pense à épargner les semences pour l'année prochaine. Et maintenant, on lui a volé les semences l'année prochaine. Il est privé, il n'a plus rien et nous devons l'aider. I ribelli non sono solo dei sovvertitori, ma sono anche dei ladri che vanno ad rubare e appropriarsi indebitamente di queste sementi che gli agricoltori mettono da parte da un anno per l'altro. E capite che senza queste sementi il loro sostentamento è messo in pericolo. Vous avez demandé quel est notre rôle. Mon rôle en tant que responsable de l'Église, c'est d'apaiser, désarmer les cœurs. Les cœurs et les esprits.
Beh, il mio ruolo come capo della Chiesa è quello di cercare di alleviare le preoccupazioni dei cuori, ma anche delle anime. Je vais vers les rebelles pour leur dire on ne construit pas un pays en détruisant, en volant ou en tuant des personnes. E cerco di incontrare i ribelli per far capire loro che non si costruisce un paese distruggendo, saccheggiando, uccidendo e rubando. Et quand vous allez vers un rebelle, vous prenez des risques. On peut vous tuer comme on peut vous blesser aussi. È chiaro che incontrare queste persone include sempre dei rischi perché possono uccidervi, possono ferirvi. Je le fais au nom de ma foi parce que Jésus a donné sa vie et je dois aussi donner ma vie pour sauver beaucoup de gens qui n'ont pas à manger, à boire ou qui sont opprimés. Ma io faccio tutto questo guidato dalla fede, perché così come Gesù Cristo ha donato la sua vita, anch'io decido di donare la mia per portare aiuto a chi non ha cibo, a chi non ha acqua, a chi è oppresso. Grazie. Vice Ministra, per lei l'Africa è un argomento quotidiano e la cooperazione... Sei tu però, si emoziona. Vabbè. Non hai il microfono con te. Dicevamo, la cooperazione allo sviluppo, per cui lei ha la delega, è fortemente impegnata in Africa. Infatti in Africa c'è la maggior parte dei paesi prioritari per la nostra cooperazione allo sviluppo. E quello che abbiamo appena sentito da Cardinale, vorrei chiederle di raccontarci un po' qual è l'impegno dell'Italia, della cooperazione italiana in Africa. Grazie della domanda. Intanto vorrei ringraziare Sua Eminenza il Cardinale Nzapalainga, perché il suo intervento ha reso molto chiaro che cosa significa l'Africa subsahariana e che cosa può essere e può significare la cooperazione, non solo la cooperazione italiana, verso i paesi dell'Africa e dell'Africa subsahariana in particolare. Io intanto dico subito un punto: l'Africa è il continente con cui noi condividiamo un destino comune. L'Africa è il continente con il quale l'Europa deve condividere il suo destino comune. Non c'è nessuna delle sfide globali che noi dobbiamo affrontare, che si tratti della lotta alle pandemie, che si tratti della lotta al cambiamento climatico, che si tratti della lotta al terrorismo e alla violenza, che si tratti della necessità di introdurre dosi robuste di eguaglianza su scala globale per essere tutti più sicuri. Ecco, tutte queste sfide noi non le potremo affrontare se non attraverso un serio partenariato con l'Africa. E prima di arrivare alla cooperazione voglio dire a questo pubblico, che sicuramente è un pubblico interessato e sensibile, che l'Italia ha messo l'Africa negli ultimi anni sempre di più al centro della sua politica estera. Abbiamo elaborato un documento strategico di partenariato con l'Africa, lo stiamo aggiornando adesso perché lo avevamo fatto nel 2020 e oggi ha bisogno di essere aggiornato, ma abbiamo bisogno sempre di più di avere presente che non ci può essere un futuro in cui noi siamo sani, siamo sicuri, siamo a posto senza la collaborazione e la ricerca di un partenariato forte con l'Africa. La nostra moderatrice giustamente ci ricorda che dei 20 paesi prioritari della cooperazione italiana, 11 sono africani, ma ci sono anche altri paesi come la Repubblica Centroafricana, che è stata bene raccontata da Sua Eminenza, che pur non essendo paesi prioritari sono destinatari di importanti risorse, vedono la presenza e l'attività dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo,
vedono la presenza di un numero importante di organizzazioni della società civile italiana che stanno lavorando in Repubblica Centroafricana per sostenere e aiutare le popolazioni, si occupano di salute, gestiscono ospedali, gestiscono servizi, danno la possibilità in molti casi a delle famiglie, a delle comunità di cercare di affrontare quelle contraddizioni che ha e quei grandi problemi che ha raccontato Sua Eminenza. I settori prioritari della nostra cooperazione allo sviluppo in Africa sono inevitabilmente quelli tradizionali, l'agricoltura, perché siamo in questo padiglione grazie al lavoro di tutta la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo, che voglio ringraziare per il lavoro che sta facendo in questi giorni qui al meeting. Noi abbiamo scelto di dedicare questo padiglione alla sicurezza alimentare. Lo abbiamo fatto per tante ragioni, ma perché sentiamo che a maggior ragione di fronte alla guerra in Ucraina abbiamo una emergenza che sta crescendo. La sicurezza alimentare e l'insicurezza alimentare non nascono con la guerra in Ucraina, non nascono con la guerra in Ucraina, ahimè. Avevamo già avuto un altro shock negli anni passati, nei 2 anni passati, con il Covid-19, perché anche lì avevamo visto aumentare la fame, aumentare la povertà, aumentare la sofferenza dei paesi più poveri e dei paesi dove è difficile costruire un'agricoltura, anche perché ci sono guerre, perché ci sono conflitti, perché ci sono milizie armate che impediscono agli agricoltori di lavorare, come è stato qui raccontato. Quindi agricoltura, agricoltura sostenibile, sostegno all'agricoltura sostenibile e lotta alla fame e alla povertà assoluta. Secondo settore, la salute. Il Papa giustamente ci ha detto: nessuno può essere sano se non tutti siamo sani. In un mondo malato nessuno di noi può essere sano. Il Covid-19 ci ha dimostrato una cosa in più, che non bastano i vaccini, che possiamo donare i vaccini, ma se poi in Africa non troviamo chi è in grado di trasformare quei vaccini in vaccinazione, chi è in grado di avere delle strutture sanitarie che operano fino all'ultimo miglio, fino al villaggio più sperduto, fino alla situazione più difficoltà, non bastano i vaccini. E noi abbiamo necessità di aumentare e di costruire insieme agli africani, insieme ai governi, ma insieme ai popoli, insieme alle comunità africane, dei sistemi sanitari sostenibili e funzionanti. E infine il tema dell'educazione, la lascio per ultima, non perché sia l'ultima delle nostre preoccupazioni, anzi è la prima. L'Africa è spesso identificata, e non per ragioni ovvie, perché ci sono tanti conflitti, ci sono tante contraddizioni, perché tutta la vita delle comunità africane è condizionata dai conflitti e ora è condizionata molto anche dai cambiamenti climatici, dalla siccità, dalle alluvioni e dalle inondazioni, quindi dagli estremi del cambiamento climatico. Ma l'Africa non è solo questo. L'Africa non è solo il paese delle contraddizioni, il continente delle contraddizioni, dei conflitti, delle difficoltà. L'Africa è anche un grande continente di opportunità e una delle sue risorse principali, oltre a quelle del sottosuolo che spesso sono, diciamo, ricche di grandi e importanti materie prime, una delle sue grandi risorse sono i giovani. Il continente africano ha un'età media di 25 anni, ci sono paesi in cui l'età media è ancora più bassa, e quindi noi abbiamo un'enorme quantità di giovani e io dico anche un'enorme quantità di donne, il cui potenziale in termini di sviluppo, in termini di crescita, in termini di resilienza di quelle comunità e di quelle società è enorme. Ecco perché investire sull'istruzione è importante. Significa investire sulla più grande risorsa del continente africano, investire sulla possibilità di giovani e donne che prendano in mano il destino del loro paese. Finisco con un'osservazione. Spesso si parla in Italia di Africa solo quando
succede qualche tragedia o solo quando dobbiamo discutere di come governiamo i flussi migratori. Ecco, la cooperazione allo sviluppo è qualcosa di cui si parla troppo poco, ma è un grande strumento, non solo di politica estera, è un grande strumento di governo anche di un fenomeno complicato, complesso come quello delle migrazioni. Noi siamo per un'accoglienza regolata, noi siamo per la legalità, noi siamo per contrastare il traffico degli esseri umani, ma dobbiamo anche sapere che in gran parte dei paesi africani da cui provengono giovani, donne, bambini, spesso donne incinte che fuggono per sfidando la morte per arrivare in Europa, ecco, in quei paesi dobbiamo seminare speranza. E se vogliamo seminare speranza, dobbiamo avere degli strumenti per seminare speranza. Ecco, la cooperazione allo sviluppo è questo. È un grande strumento per seminare speranza. Qui siamo in una meeting in cui si parla della passione per l'uomo. Ecco, la passione per l'uomo è anche quella che anima la società civile italiana, la società civile insieme alle comunità religiose molto spesso, che hanno un ruolo fondamentale nei paesi africani. E io credo che questa passione per l'uomo ci dica che vogliamo investire, la cooperazione vuole investire in questa passione dell'uomo, che è la grande ricchezza, la grande forza della cooperazione italiana. Grazie. Eminenza, le esperienze personali sono spesso quelle che restano più impresse e che cerchiamo anche di approfondire in questo spazio. Lei prima ci ha già fatto qualche esempio, però vorrei chiederle, se possibile, di approfondire un po' cosa significa per lei essere un uomo di chiesa, soprattutto al suo livello, in Repubblica Centrafricana, nella vita di tutti i giorni. Merci beaucoup. Être un homme d'église dans mon pays, c'est être proche des hommes, des femmes, au nom de Jésus-Christ. Grazie per la domanda. Essere un uomo di chiesa nel mio paese significa innanzitutto essere vicino agli uomini e alle donne in nome di Gesù Cristo. Les prochains, c'est pas seulement les catholiques qui sont avec moi, ni les protestants qui sont avec moi, ni les musulmans, c'est tout le monde, c'est l'être humain. E quando parlo di uomini e donne vicini, non intendo non solo i cattolici, i protestanti e i musulmani, ma qualsiasi essere umano. Ainsi, quand il y a eu la crise dans mon pays, le leader protestant est venu avec l'imam, tous les trois, nous avons décidé de sauver des vies humaines. E quando è scoppiata la crisi nel nostro paese, il leader dei protestanti, anche l'imam, mi hanno incontrato e tutti e tre insieme abbiamo deciso di unire le nostre forze per salvare vite umane. Quand la vie de l'imam était menacée, je suis allé le chercher pour qu'il vienne habiter à l'archevêché. E quando l'imam ha ricevuto minacce proprio alla sua incolumità, ebbene l'ho invitato a stabilirsi presso l'arcivescovado. Il est venu avec sa femme et ses enfants habiter pendant six mois. E si è stabilito lì per sei mesi insieme alla moglie e ai figli. Et un de mes prêtres qui avait eu des difficultés et qui avait fui dans la brousse, quand il est sorti, il m'a dit: tu as accueilli l'imam avec sa femme et moi ton prêtre, tu ne m'accueilles pas? E uno dei miei sacerdoti che era fuggito e aveva cercato un nascondiglio appunto per mettersi in sicurezza, quando poi è tornato allo scoperto, per così dire, mi ha detto: ma come, tu hai accolto l'imam con la moglie e i figli e non hai dato invece accoglienza a me, che sono uno dei tuoi sacerdoti? Moi je l'ai dit: tu es mon fils, si tu veux je te laisse ma chambre, parce que l'imam c'est aussi un frère que nous devons accueillir dans la maison.
E io gli ho risposto che lui per me era come un figlio e gli avrei ceduto immediatamente la mia camera in cui coricarsi. Ma gli ho detto anche che l'imam allo stesso modo era un fratello e anche lui aveva diritto di ricevere accoglienza. Quand nous nous retrouvons ensemble, musulmans, protestants, catholiques, ce n'est plus la théorie, c'est ce que Dieu veut pour l'humanité. Quando protestanti, cattolici, musulmani si incontrano, ebbene usciamo dall'ambito della teoria, ma vediamo proprio ciò che Dio vuole per il mondo. Nous disons souvent Dieu aime tous les hommes, il est miséricordieux, et nous sommes ces hommes-là. Chacun a son chemin, ma il y a un seul Dieu. Beh, si dice che Dio è misericordioso, che ama incondizionatamente tutti gli uomini. Ebbene, ciascuno può avere il proprio cammino, il proprio percorso, ma Dio è unico. La différence ne doit pas être un danger, une menace pour moi, mais une richesse. La differenza non deve costituire una minaccia, un pericolo per me, ma una ricchezza, un arricchimento. Ça suppose que je fasse tomber de ma tête, de mon esprit, ce qu'on appelle les préjugés, pour voir ce qui est bon chez l'autre. Ma per fare questo devo liberare la mia mente e il mio spirito, la mia anima, da qualsiasi pregiudizio per vedere ciò che c'è di buono nell'altro. C'est le processus de purification de mémoire pour accueillir l'autre comme un frère. E questo è un processo di purificazione della memoria che mi consente di accogliere l'altro come fratello. Finalement, je ne construis pas le monde seul, j'ai besoin des autres pour construire ce monde. Poiché il mondo nessuno può costruirlo da solo, ho bisogno degli altri per farlo. L'église pour moi, elle n'est pas seulement renfermée entre nous-mêmes, elle est ouverte. Le pape parle d'un hangar. De l'hôpital, on accueille tout le monde à l'hôpital et tout le monde peut venir dans cette église-là, rencontrer Dieu, rencontrer un frère. E quindi per me la chiesa non è sinonimo di un'entità chiusa, bensì di un luogo aperto, aperto a tutti. Come ha detto anche il Papa, è come un ospedale, in un ospedale si accolgono tutti e quindi allo stesso modo io accolgo l'altro come un fratello. Et moi, je termine là-dessus. Dans ma mission comme évêque en Centrafrique, je suis appelé à prendre beaucoup de risques. E concludo dicendo che nell'ambito della mia missione in Centrafrica, ebbene, il mio ruolo implica anche l'assunzione di molti rischi. Les petits enfants qui ont pris des armes, ils ont eu beaucoup de pouvoir. Il faut que j'aille les rencontrer pour parler à leur cœur. Cerco di incontrare e parlare ai cuori di bambini che spesso sono finiti a imbracciare armi. C'est l'éducation à la paix. Bisogna educarli alla pace. E cette éducation parfois rencontre des, on va dire, des oppositions. Ma a volte questa educazione è oggetto di rifiuto e rigetto. Ici, les enfants vont à l'école. Et certains adultes chez nous ont donné des armes et utilisent les enfants sur les checkpoints pour pouvoir gagner leur vie. E qui i vostri bambini vanno a scuola, invece da noi vengono utilizzati nei checkpoint proprio dagli adulti per usarli come scudo, per salvare le loro vite di adulti. Moi, je dois dénoncer ce comportement à mes risques et périls. E io, a mio rischio e pericolo, denuncio questi comportamenti. On est en train de voler le rêve des enfants parce qu'ils doivent avoir le stylo, un cahier et étudier pour plus tard apporter leur contribution à la construction de la société. E io mi batto contro questo perché in questo modo si rubano i sogni di questi bambini. I bambini non devono imbracciare armi, ma avere in mano matite, quaderni, perché solo così potranno poi contribuire alla costruzione della società. Merci. Grazie. Vice Ministro, il titolo di questo padiglione è C'è un'Italia che coopera, che significa che oltre alla
cooperazione del governo italiano di cui ci ha parlato prima, c'è anche un insieme di altri attori, organizzazioni internazionali, settore privato, organizzazioni della società civile, anche religiose, che contribuiscono al sistema italiano della cooperazione. E questa Italia che coopera è sicuramente presente anche in Africa. E vorrei quindi chiederle qual è il ruolo di queste organizzazioni della società civile per la cooperazione italiana, soprattutto in Africa. È fondamentale perché lo sviluppo, la pace e anche il salvare le vite non può che riguardare i rapporti tra le persone. C'è una tradizione positiva, io credo ci sia un tratto distintivo della cooperazione italiana, che è quella di nascere dalla solidarietà diffusa. Le grandi organizzazioni della cooperazione italiana nel nostro paese nascono dalla radice cattolica, dalla radice socialista, da radici popolari profonde. Sono parte della nostra storia profonda, della nostra storia democratica profonda, e questo le rende delle organizzazioni radicate nei loro territori e nei territori in cui vanno a lavorare, cercano il rapporto con le comunità locali, con le persone. Vedete, i processi di pace hanno bisogno della diplomazia dei grandi, hanno bisogno delle organizzazioni internazionali, hanno bisogno delle organizzazioni degli stati, hanno bisogno delle scelte dei leader degli stati, ma hanno anche bisogno, e Sua Eminenza lo spiegava perfettamente, hanno bisogno delle coscienze delle persone, della scelta delle persone, che debbono poter diventare attori di pace, protagonisti di sviluppo, piuttosto che soldati, piuttosto che milizia, no? Ecco, la nostra tradizione, la nostra organizzazione, il fatto di avere tante organizzazioni della società civile, molte di provenienza del mondo cattolico, ma non esclusivamente, queste organizzazioni hanno anche questo compito, hanno il compito di stringere relazioni con le comunità locali, con i popoli, con le persone, con i giovani, con le scuole, con le comunità e i leader locali. Ed è un fatto fondamentale. Mobilita più risorse. Noi siamo anche in un momento in cui servono più risorse finanziarie. Abbiamo tante emergenze su scala globale, abbiamo tante emergenze umanitarie, dobbiamo sempre cercare di salvare vite. Stiamo assistendo l'Ucraina, ma stiamo assistendo in Afghanistan, stiamo facendo progetti in Africa. Come facciamo a mobilitare più risorse se non avessimo tanti soggetti che si muovono? Non bastano i bilanci dello Stato. Voi, chi mi conosce, sa che negli ultimi anni abbiamo fatto una battaglia per cercare di aumentare le risorse del bilancio dello Stato per la cooperazione allo sviluppo. Siamo passati dallo 0,22 del prodotto interno lordo allo 0,29. Abbiamo fatto un bel passo avanti e quest'anno forse ne faremo un altro, ma dobbiamo arrivare allo 0,7 di queste risorse. Ma non saranno mai abbastanza le risorse dei bilanci pubblici, perché i bisogni sono infiniti, e allora dobbiamo mobilitare risorse private, dobbiamo mobilitare risorse delle imprese private e dobbiamo mobilitare le risorse dei cittadini. E per mobilitare le risorse dei cittadini abbiamo bisogno delle organizzazioni della società civile, che sono indispensabili per moltiplicare gli sforzi che gli stati stanno facendo. Per questo la nostra organizzazione, l'organizzazione della legge sulla cooperazione allo sviluppo, punta su questo che si chiama approccio multiattore, approccio multi-stakeholder, chiamiamolo come volete, sulla sinergia che può scattare mettendo insieme sforzi istituzionali e sforzi della società civile. Ed è questa, credo, una chiave del successo, una chiave della forza che noi possiamo ancora aumentare in molti paesi e in particolar modo nel continente africano. Grazie. E con questo abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, siamo stati perfettamente nei tempi.
Vorrei ringraziare ancora il Cardinale e la Vice Ministra e ricordare che da domani ci saranno 2 appuntamenti al giorno in questo spazio, trovate tutto il programma sul sito del meeting, e mi dicono anche che alle 18:30 il Cardinale sarà presente alla libreria per firmare il suo libro.